Si chiama Paolo Tribuna, ha 16 anni e il centravanti della squadra allievi del Cagliari. È stato colpito da un petardo lanciato dalla curva nord, quella degli ultra della squadra sarda. Tra loro, evidentemente, anche un delinquente puro. Paolo se la caverà in una decina di giorni per le ferite al viso e al collo. Auguri, ragazzo, e continua a credere in questo sport, anche se a volte è incomprensibilmente violento. Partita senza storia, con il Cagliari in vantaggio dopo 8 minuti grazie ad una punizione bomba di Puscelli. Per Spagnuolo, il tiro del mancino rosso-blu è imprendibile. Il Cagliari, inciampato 7 giorni fa a Verona contro la Fiorentina, doveva assolutamente rimediare e lo ha fatto con assoluta tranquillità. Complice anche un Genoa abbastanza dimesso, nonostante l'impegno di Signorini in difesa e Scuravi in avanti. A sostegno del gigante, Maselli ha mandato in campo Van Schip e poi Iorio, ma senza risultati apprezzabili. La squadra risente di una precaria condizione psicologica derivante da una classifica preoccupante e non riesce ad esprimersi con tranquillità. Il Cagliari è parso fin dall'inizio deciso a farsi rispettare, assumendo immediatamente il controllo del gioco secondo i consueti schemi orchestrati dal rientrante Matteoli e dagli infaticabili centrocampisti Bisoli e Moriero su tutti. Ed è di Bisoli, con la complicità di Caricola, il gol del raddoppio. È il gol numero 600 segnato dal Cagliari in Serie A. Premia giustamente un giocatore tra i più umili ed efficaci. Io do quello che ho, ognuno deve dare quello che c'ha dentro. Io do la quantità, c'è chi dà invece la qualità. In apertura di ripresa, dietro la porta di Spagnuolo, gli incidenti dei quali vi abbiamo riferito. La polizia ha anche operato alcuni fermi. Intanto Iorio ha sostituito Onorati e Napoli uno spento Oliveira. Il Genoa tenta di raccogliere le poche idee rimaste, ma apre autentiche voragini nelle quali i sardi si infilano grazie soprattutto alle volate di Folletto Moriero. Pusceddu prova ancora la mira e Spagnuolo risponde con i pugni, ma al 20° non può nulla sul diagonale che conclude un'azione di Francescoli con velo di Cappioli. La partita ormai è chiusa definitivamente, il Cagliari controlla senza difficoltà il gioco. Per Mazzoni si riaprono nuovi traguardi. Penso che abbiamo meritatamente vinto questa partita, che io ritengo importante, perché abbiamo chiuso, almeno penso al 99,99, il discorso salvezza. Ecco, guardiamo con più serenità all'alta classifica, cercheremo di onorare fino in fondo il nostro campionato, che finora è stato bellissimo. Complimenti veramente ai miei giocatori. Maselli si augura che il Genoa che si deve salvare non sia quello visto al Sant'Elia. Se noi facciamo una prestazione di questo tipo dobbiamo scordarci la salvezza.